Odri Vitale, incontro oggi all'Auditorium Mario Caruso di Mazara, ieri a Pantelleria del progetto CID System, l'unione di questi tre comuni, Pantelleria, Marsala, Mazara del Vallo, un gruppo di lavoro già collaudato per servizi in favore della disabilità. Quali le azioni, le prossime azioni in questo progetto? Allora, io mi occupo dell'ambito della comunicazione, però sono un consulente interno, quindi mi occuperò di redigere il kit di comunicazione, insomma del piano di comunicazione interno ed esterno di progetto, ma a un'agenzia esterna è stato affidato appunto l'appalto per la realizzazione delle appunto azioni di comunicazione esterne, cioè gli eventi. Questo è il primo evento di presentazione a Mazara, ieri c'è stato appunto quello di Pantelleria, ma anche le altre azioni di comunicazione, fra cui appunto dei video di promozione dei servizi CID, le brochure, i materiali di comunicazione che saranno a disposizione degli enti appunto interessati, dei servizi sociali, ma soprattutto dell'utenza. Si svolgeranno altri eventi in dicembre che appunto coinvolgeranno i tre comuni. È attiva una pagina Facebook che si chiama proprio CID System e verrà realizzato un sito web e anche un'app utile proprio ai disabili per orientarsi nel territorio attraverso i vari servizi a disposizione, ma anche per raccogliere i bisogni da parte delle amministrazioni. Dottor Gildo Labarbera, coordinatore del progetto CID System, poc'anzi con l'assessore al welfare del comune di Mazara parlavamo in linea generale di questa partnership dei comuni con un gruppo di lavoro che ha già collaudato degli interventi in favore della disabilità. Quali saranno i maggiori interventi, le maggiori azioni di questo progetto? Intanto questo progetto mira a esportare una buona pratica sul territorio di Mazara del Vallo, quella del CID Marsala. Quindi è un progetto che prima di tutto insegnerà a attivare una nuova metodologia che consiste intanto nella creazione di una rete per la disabilità, quindi il coinvolgimento forte e importante del privato nella realizzazione di servizi per la disabilità. Un progetto che punta molto sulle attività di comunicazione e di coinvolgimento, cosiddetto networking, è un progetto che punta anche in maniera forte sull'innovazione tecnologica attraverso le app e un portale che sarà il cidmazaradelvallo.it.